turned toward me and looked so weak. I've never seen you with such tired. E via che si parte anche oggi per una nuova meta. Andiamo nella municipalità di Haria. Haria è un piccolo paese molto particolare e tradizionale che si trova nell'entroterra appunto di Lanzarote. Il paese in questione si trova in quella che viene chiamata la Valle delle Mille Palme. Questo per la tradizione di piantare due palme per ogni bimbo maschio nato ed una per una nuova bambina nata. E ad oggi, a dir la verità, sembra che almeno in parte questa tradizione venga ancora portata avanti. Questo piccolo paesino è certamente molto vivo ed animato. Girando per le sue strade si incontrano, a mio avviso, molti meno turisti, ma tantissimi abitanti di quelli che sembrano appunto del luogo, cosa che in diversi altri paesi di Lanzarote non ho notato. Anche ad Haria, come in molti altri paesi di Lanzarote, la vita sembra scorrere con molta calma e tranquillità. Standing underneath the rows of trees, I can see where the ocean meets the sky. Under our clothes, a fire grows. E come ormai molte altre piccole cittadine di Lanzarote, vuoi un po' per il turismo, ogni sabato mattina, anche qui in Plaza Leon Castillo, si tiene ogni sabato mattina quello che è il piccolo mercato di artigianato locale. Diciamo quindi dunque che questo delizioso paese agricolo offre al viaggiatore una grande varietà di esperienza con cui riempire le proprie valigie dei ricordi. Una delle tappe obbligate è la visita alla casa museo del noto artista ormai César Manrique, e quindi la nostra direzione sarà esattamente quella. Ed eccoci giunti alla casa museo di César Manrique, chiamata anche casa del palmetto. Esso si trova nel mezzo di un privilegiato giardino di palme in quello che è questa pittoresca cittadina nel nord di Lanzarote, nella quale ancora oggi si conservano le forme di vita tradizionali di quello che è l'isola. E fu qui che l'artista trovò la tranquillità e il contatto con la natura che tanto amava e tanto ricercava. Solitamente non do mai consigli su dove andare a mangiare o cose di questo tipo, ma in questo caso faccio un'eccezione. Per il pranzo vi consiglio di fermarvi in quello che è il mercato municipal de Abastos de Haria. Nient'altro è che il mercato municipale. Si tratta di un piccolo mercato dove è possibile trovare di tutto: frutta, verdura, pesce e soprattutto cibo salutare. Oltre che fermarsi a mangiare, una volta entrati appena oltre quelli che sono i tavolini,
Si trova un bancone dove potete ordinare ciò che volete, scegliendo tra i vari piatti pronti in esposizione. È aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 15.30. Il cibo è buono, il posto è frequentato dai locali e questo depone a suo favore ed è piacevole da vivere anche solo per un pasto veloce. Mio consiglio, andateci. Semplicemente spazzolato tutto. Buono. Porco zio, 9 euro che abbiamo speso di tutta sta sbrega di roba qua. E che buona! Il penultimo giorno e ahimè dobbiamo iniziare a prepararci per lasciare quest'isola. Ciao, Pinguetta. Ciao Pinguetta. Ciao. Roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story. These places change me, each one replacing, like night into morning. Il giorno dopo il ritorno da un viaggio è intenso quanto il viaggio stesso. Ti senti ancora là e non vuoi superarlo. Tornare agli orari del tuo paese significa che il viaggio è ormai finito, che ti sveglierai quando gli altri si svegliano, che andrai a dormire quando anche gli altri ci andranno. Ti guardi allo specchio e ci trovi un'altra persona. Gli sfoghi ormai sono spariti, la pelle è luminosa, gli occhi sono lucidi come un lago. Le occhiaie di quel viaggio sono esotiche. Niente a che vedere con il blu delle notti insonni a correre addietro a tanti perché. Non cambi lo zaino per andare al lavoro, sei in ritardo e non c'è tempo. Metti dentro due o tre cose e corri e via con il profumo addosso di quello che era il sole. Poi nella pausa cerchi un fazzoletto ed esce pieno di sabbia. E tu rimani lì con quel fazzoletto in mano e la sabbia mista tra un giallo e un nero. E ti scende una lacrima. La nascondi ai colleghi, non potrebbero probabilmente capire. Cosa ne sanno loro di quello che è la sabbia e del sole e di quel mare? Di quelli che sono i segreti che nascondi in quel granello di sabbia lavica nera, colore come la pece. E così scavi ancora di più e insieme alla sabbia esce un sassolino che ti ha raccolto lui la sera in cui ti ha portato a dormire guardando le cime tagliate. E poi uno scontrino e dietro di esso una piccola nota. Ritorna. Poi con quel magone torni, ti siedi, guardi le pareti dove trovi e capisci che non sei più fatto per stare chiuso. Sei sempre più drogato di quegli spazi, sei aria e di essa ti senti parte. E chiudi gli occhi. Sembra quasi di percepirla. La sera torni a casa, in macchina, sempre quella canzone. Ti sembra di scorgere il sole e invece no, ti sbagli. È semplicemente un lampione. La valigia, quella no. Non la disfo ancora. Il viaggio finisce quando si ripone nello sgabuzzino la valigia vuota. Ma per me, ahimè, il viaggio non è ancora finito. Ti infili sotto il lenzuolo freddo, appoggi la tua testa sul cuscino che sa ormai di fermo e spegni la luce. Forse non è il riflesso del lampione quello che intravedo tra le finestre, forse quella luce sono le stelle che illuminavano quel cielo immenso in un granello di sabbia nell'oceano. E chiudo gli occhi e penso che quel granello già una volta mi aveva parlato e mi aveva detto: ritornerai. Shhh, me lo sta dicendo di nuovo.